La regola IBP, contro oggetto-soggetto, è uno schema di approccio più aperto rispetto alla regola IBP base e prevede la presenza di un secondo contro-oggetto di confronto, oppure di una persona che chiameremo appunto contro-soggetto. In generale, sia l'oggetto che il contro-oggetto-soggetto potrebbero essere doppi o anche multipli. Questo lo vedremo nella pratica. Vediamo la regola. La regola IBP contro oggetto-soggetto è uno schema composto che si integra alla regola IBP base attraverso un confronto. La regola IBP contro oggetto-soggetto, in questo caso, rappresenta l'oggetto primario perché spiega il meccanismo della regola. Lo schema composto che si integra funge da analisi incrementale alla regola IBP base. Il confronto rappresenta il processo necessario per costruire la soluzione. In conclusione, nell'analizzare un concetto, dobbiamo evidenziare la presenza di un oggetto-soggetto secondario, denominato contro-oggetto-soggetto. La regola IBP contro-oggetto-soggetto serve per capire quando abbiamo uno o più oggetti in confronto, oppure una o più persone. In sintesi, la regola IBP integra oggetto, focus, elementi concettuali e adesso anche il contro-oggetto-soggetto.